Allora ragazzi, buongiorno, aggiornamento Cove 2020, prima coppia, Agata Topazio, Rosso Mosaico, Canarina Bessio Topazio, Tre Pulli, seconda coppia, Canarina Brinata, Agata Brinato, Rosso, Sei Uova. In questi giorni devo fare la speratura. Gabbia numero 3, coppia di Topazio. Sta costruendo il nido. Poi, gabbia numero 4, Topazio, due piccoletti. Eccoli qua. Due piccoli. E la mamma ha 4 uova. Quest'altra coppia devo mettergli il nido perché la prima covata non è andata tanto bene. Maschio intenso dell'anno scorso e anche femmina dell'anno scorso, brinata. Poi coppia femmina brinata, maschio intenso, ci ha deposto il secondo uovo. Poi settima coppia, seconda cova. Maschio brinato, femmina intensa dell'anno scorso, 5 pulli. 5 pulli. Non so se si vedono. Sono 5 con la coppia. Poi, coppia di Topazi, femmina dell'anno scorso. Maschio di quest'anno, figlio mio, 2 pulli. Poi numero 9, Canarina Brinata, Agata Brinata rossa, 3 pulli. Speriamo che si alza, ma non credo. No, non si alza, 3 pulli. Gabbia numero 10, prima covata, 3 pulli, quasi svezzamento, e lei sta con quello un pullo, quelli qua i pulli suoi, e questa qua è il maschio, e lei è la femmina, sta costruendo il nido per la seconda covata. Gabbia numero 11, seconda covata, 5 pulli schiusi stamattina. Vediamo se lei ce li fa vedere. 5 gabbia numero 11, prima covata svezzati 3 pulli, seconda covata 4 uova feconde. Questa canarina devo mettere in nido. Aspetto un paio di giorni perché non era tanto pronta e poi gli metto il nido. Lo stesso anche per questa canarina. Poi gabbia numero 16, anzi no, 15. Io ho baleato questo pullo di Topazio sotto a questa coppia di rossi, Agata Rossi, maschio intenso per femmina brinata dell'anno scorso. Questo è il maschio che ha fatto primo posto a Salerno, 93 punti, e questo diciamo è il loro figlio acquisito. Poi quest'altra femmina brinata di quest'anno, con maschio intenso sempre di quest'anno, maschio secondo posto a Salerno, 4 pulli già grandicelli, ma non si vuole alzare comunque, non so se li vedete, eccoli là, stanno sotto. Poi 17ª coppia, femmina intensa per quel maschio lì brinato. Questa canarina, prima covata, 4 pulli, 4 pulli portati avanti, ora li tengo in voliera. Seconda covata, 5 uova, tutte e 5 feconde. Dovrebbero schiudere a giorni. Poi
quest'altro qua tengo un maschio brinato. Poi questa, diciamo, è una piccola batteria dove all'interno ho i maschi a salto. Qua c'è un maschio brinato. Di qua un topazio. E qua sotto un rosso intenso. Poi qua ho costruito quest'altra voliera. Non so se la vedete. Altra voliera. Ora vi faccio vedere qualche novello già svezzato. Li tengo in penombra, mi raccomando, chi colora metteteli in penombra così avete risultati migliori. Aspettate. Eccoli qua. Oggi vi ho fatto anche il trattamento frontline. Ecco qua. Per loro, come bastoncino per la colorazione, sto usando quello là della raggio di sole, però ora userò bastoncino morbido della Pineta Vanity Food oppure colla bianco senza semi, bastoncino con colorante che ovviamente io uso Kero Fill Red, lo mischio io, 8 dagli 8 ai 10 grammi per chilo di bastoncino e scagliola. Questa è l'alimentazione che io do a tutti i canarini, sempre sempre sempre. Poi agli adulti in cova gli do semi germogliati, uovo sodo e couscous e asciugo il tutto con bastoncino Orlux, Orlux secco all'uovo, sempre con l'aggiunta di colorante. Però per i topazio il colorante non lo uso, li coloro a 40-45 giorni di vita, mentre per i rossi intensi e i brinati gli do il colorante. Qua stanno questi giornali semplicemente perché qualche canalina un po' più paurosa, per non farla spaventare, ho messo questo foglio di carta. Aspettate, vediamo se questi qua si fanno vedere. 5. Sono 5. Io non imbecco, ma fanno tutti i genitori. Niente ragazzi, questo è, mo vi farò un aggiornamento delle prossime cupe, seconda e terza cupa, e poi alla fine un riassunto di come è andata l'annata. Finora già ho anellato quasi 40 novelli, solo la prima covata. Ora mi restano da anellare questi 5, questi 3. Poi qua, quei tre là sopra, lì. E niente, quest'anno non mi posso lamentare, dai. Sta andando bene, abbastanza bene. Faccio l'ultima panoramica e poi
Mi raccomando, nelle voliere non affollatele, non mettete tanti canarini perché dopo muteranno male, si strapperanno le piume. Vi consiglio in una voliera da 120 di non mettere più di 12-13 soggetti. Ciao a tutti e alla prossima.